luminosi della storia del calcio Qatar. Cioè, penso di in tanti anni di, raramente di aver visto il niente che ho visto oggi, eppure ci sono state delle partite non all'altezza, inspiegabile, immotivabile e senza nessuna giustificazione. Non serve a niente, è un disastro che ci si mangia tutto quanto di buono fatto fino a questo momento e questo soprattutto si disonora la maglia, questo non lo posso permettere a nessuno. Squadra va in ritiro, già da stasera hanno il ritiro e a spese loro, e non escludo assolutamente nessun tipo di provvedimento ulteriore. Ripeto, non posso permettere a nessuno quello che è successo oggi. Ed è stata una cosa che fa male al cuore. Parlato, direttore, di non escludere provvedimenti ulteriori, uno di questi potrebbe essere l'allontanamento del tecnico? Ma io dico che una partita del genere deve necessariamente far riflettere, deve necessariamente... Non la si può etichettare come un episodio che non può mai succedere, ma è successo. Una partita che ha una motivazione, una squadra che per 20 minuti sta in campo, disposta a lottare come deve essere il campionato di Serie C, prova ne sia che il Monopoli non è mai uscito dalla propria metà campo, poi inspiegabilmente abbiamo spento la lampadina. Abbiamo cominciato a giocare di tacco e punto, abbiamo cominciato a giocare senza mordente, senza cattiveria, abbiamo praticamente consegnato tutto al Monopoli, esponendoci a una figura, ripeto, che non lo merita, la maglia del Catania. Abbiamo capito che oltre il ritiro ci potrebbe esserci anche dell'altro. Attilio Scuderi, domande per Pietro Lomora. Sì, direttore, buonasera. So che il momento non è sicuramente facile, so che il momento è anche di riflessione assoluta, anche nell'ottica di un secondo posto da salvaguardare e anche dei 49 punti fatti da Lucarelli, o no, direttore? Ma... ad oggi questa prestazione chiaramente dice che tutte le belle speranze che avevamo di poter agguantare il primo posto rimangono lettera morta, perché se questa è la reazione dei calciatori, evidentemente c'è qualche problematica che non va. Sì, d'accordo, noi abbiamo fatto fino ad ora un campionato importante, d'accordo, c'è un secondo posto da salvaguardare, d'accordo tutto, ma la testa nostra era sempre lì al primo posto. L'avevamo a portata di mano, avevamo tutte le possibilità per poterlo raggiungere e abbiamo dilapidato noi senza nessun'altra sollecitazione, abbiamo dilapidato la possibilità di arrivare prima. Abbiamo lasciato punti alla Regina, punti alla Sicula, 6 punti alla Casertana, oggi a Monopoli, guarda caso, abbiamo perso 6 partite finora con squadre non irresistibili. La vergogna di oggi, penso che, ripeto, sarebbe troppo facile dire incommentabile. È sì incommentabile, ma noi la dobbiamo tenere ben presente. Noi la dobbiamo tenere ben presente dal primo dei calciatori fino all'ultimo che ha partecipato a questa disfatta. Sì, è una mia piccola curiosità, non essendo dentro le stanze vostre di riflessione di tutto, ma quello che mi è arrivato da fuori, ma forse anche un Lucarelli che... E con difficoltà ha dialogato, ho sentito anche i suoi consigli, oppure no, è una mia impressione? No, l'allenatore è l'allenatore deve fare l'allenatore
mi pare che ci siamo esposti più altri discorsi che a un discorso squisitamente tecnico. Io continuo a dire che il Catania ha l'organico più forte di questo campionato, che ne possono dire, ne possono pensare. Chiunque, qualsiasi addetta ai lavori, non fa altro che ripetere che il Catania ha l'organico più forte del campionato. Se facciamo di queste prestazioni, dobbiamo cominciare pure a riflettere, no? Oggi in panchina, andate a vedere la panchina del Catania. Oggi la panchina del Catania aveva Di Grazia, aveva Mazzarani, aveva Martese, segni di Serie A, Serie B, va bene? E posso continuare, tutti titolari. Eppure abbiamo finito con la ola del Monopoli, con tutto il rispetto per il Monopoli. Danilo Pasqualino. Direttore, il Catania ha una squadra sicuramente a livello del Lecce ed è a 7 punti dal Lecce per due o tre partite giocate male. Quello che mi preoccupa è, siccome quando si perde 5-0 lei che ha una vita, che è nel calcio, sa benissimo che sono dei segnali da codificare. 5-0 a Monopoli, io c'ero nel 7-0 a Roma, ma dalla Roma alla fine si può anche accettare, ma dal Monopoli 5 gol faccio fatica, come lei, come tutti i tifosi, a digerire. Se si deve cambiare allenatore bisogna farlo adesso che c'è la sosta, direttore, non si può aspettare più se si deve cambiare. Il problema non è tanto questo, il problema è capire come una squadra che viene da 7-8 vittorie consecutive esterne va a giocare una partita decisiva, importante, che potrebbe significare accorciare il distacco dal Lecce, visto che il Lecce era impegnato su un campo anche non facilissimo, va bene, e l'affronta così come l'ha affrontato il Catania. È un problema generale. Bisogna capire i calciatori, perché è chiaro che 5-0 è incommentabile, è chiaro che non ci sta né in cielo né in terra che il Catania possa perdere 5-0 a Monopoli, ma è successo. Consegnando la partita al Monopoli, dal primo all'ultimo, io sono andato via, dopo 20 minuti mi sono accorto che la squadra stava consegnando la partita agli avversari. Ripeto, quando vedo un mio calciatore che ha anni di Serie A fare i tacchi e punta al limite dell'area di rigore, e allora io dico, la testa non c'è. E se la testa non c'è, siccome non se lo può permettere nessuno, dal primo all'ultimo dei giocatori, di giocare con la pelle del Catania, e allora a questo punto bisogna mettere i puntini su lei. Parisi, ancora una domanda per lo Monaco. Io volevo soltanto che lei riflettesse su alcune mie considerazioni. Un Catania che è più forte del Lecce, l'ha dimostrato sul campo, ma è a 7 punti di distanza. E oggi è sembrata come se ci fosse una ribellione nei confronti di qualcosa dell'allenatore. E l'allenatore ha dichiarato, da 37 anni che conosco il calcio, una delle mie peggiori esperienze. Questa mia riflessione mi fa un pochettino pensare, ma c'è veramente qualcosa che va oltre a quello che noi vediamo, o qualcuno che rema contro, non so contro chi e contro che cosa? Ma assolutamente non c'è niente, perché noi vediamo tutte le settimane il lavoro che fanno, la squadra non gli manca niente. Questa settimana dobbiamo pagare pure gli stipendi, la squadra lavora, penso che ha condizioni di lavoro che non ce l'ha nessuna squadra, ma non di Serie C, anche di Serie B. Quindi è assolutamente, quando Lucarelli dice 37 anni non ho mai visto una cosa del genere, si riferisce alla partita, non si riferisce alle esperienze in senso generale. Va bene, è chiaro che una partita del genere giocata in questo modo, o sarebbe meglio dire non giocata da tutta la squadra, ma necessariamente deve farci riflettere. Lo Monaco ha detto squadra in ritiro, sarà così fino alla partita con il Siracusa? Assolutamente sì, il ritiro è a spese loro. E l'altra domanda è, qualora arrivasse una decisione di altro tipo, oltre il ritiro, maggiormente punitiva per l'allenatore, i giocatori o chi che sia,
lo deciderete nel corso delle prossime ore o vi prenderete del tempo visto che il Catania non gioca nella prossima giornata di campionato? Carlo, ascolti, cioè, è talmente tanta l'amarezza in questo momento che pensare di andare a fare discussione sul futuro dell'allenatore, eccetera, eccetera, è veramente fuori luogo. Noi dobbiamo pensare al fatto che uno, con un'impennata magari siamo ancora lì, dobbiamo dare fastidio fino all'ultimo. E due, in alternativa, come giustamente diceva Scudai poco fa, guardarsi da questo, tutelare questo secondo posto, perché bisogna tutelarlo, assolutamente. E quindi dobbiamo raccogliere i cocci di questa giornata disastrosa e ripartire, considerando che il Catania, ripeto, è una squadra forte. Grazie.